Giochi d'acqua, cori e coreografie. Non è un beach party, ma la singolare protesta dei lavoratori del parco acquatico Magic World di Licola questa mattina davanti al Tribunale di Napoli. Piscine gonfiabili e sdraio per chiedere di lavorare, dopo che la società ha dichiarato fallimento per un maxi debito nei confronti del fisco di quasi 18 milioni di euro, 200 persone rischiano di rimanere a casa e chiedono al curatore di riaprire la struttura. Ricordiamo che Magic World è ormai fallita da 2 anni, quindi dal dicembre 2013. Questo però non ha impedito alla struttura di poter continuare a lavorare e ad essere attiva. Quest'anno invece il giudice, non sappiamo ancora i motivi, non ha ancora dato l'ok. Siamo in un incredibile ritardo e speriamo veramente che oggi ci possa dare una risposta definitiva in modo da poterci mettere subito al lavoro e nel giro di 3 settimane aprire la struttura e restituirla chiaramente ai visitatori che aspettano con ansia di venirci a trovare e noi di ritornare a lavorare.